No, ragazzi, non esiste alcun modo segreto per farmare le Chrono Crystal. Quando vedete un numero molto grande a qualcuno nel proprio account è perché questo qualcuno le ha farmate già da un po' di tempo. È impossibile arrivare a 30, 40, 50.000 Chrono Crystal farmate tutte quante in una volta perché stiamo aspettando un personaggio, ma semplicemente sono un quantitativo di Chrono Crystal messe da parte per un bel po' di tempo e magari dopo non aver pullato su alcune batch. Vi spiego però come farmare tutte le Chrono Crystal disponibili esattamente dopo la sigla. Salve leggendari e bentornati sul mio canale, io sono Tlog o anche Jimmy e vi esorto ad andare a seguire tutti quanti i miei social, tra cui Instagram, tra cui Telegram, quindi entrare nel mio gruppo Telegram, sia quello dei Legendaris sia anche ovviamente i PX. Mi raccomando ragazzi, i link sono in descrizione, ma cominciamo subito a parlare, anzi vi ricordo anche che tutti i giorni sono in live, quindi potete venire lì sul sito Viola alle ore 15 e farmi qualsiasi tipo di domanda. Cominciamo a parlare di queste fantomatiche Chrono Crystal. Per chi è in endgame, quindi come me, sa già come farmare le Chrono Crystal, quindi ragazzi, se mi volete sostenere potete guardare il video, se no ci vediamo in live o nel prossimo video. Per chi è in mid game, in realtà sa anche probabilmente come farmare le Chrono Crystal, ma magari ha bisogno di qualche piccola dritta in più. Per chi ha come appena cominciato, beh, insomma, siete nel posto giusto. Allora, cominciamo innanzitutto a parlare delle reward e delle mission. Cercherò di rendere il video molto breve, anche perché in realtà è tutto ben scritto. Reward e delle mission è la vostra Bibbia, voi dovete sempre entrare qui e controllare da qui tutte quelle che sono le missioni che vi potranno dare delle Chrono Crystal. Allora, innanzitutto in alto vediamo il pass, ci sono tre livelli di pass, ma ho già fatto un video a riguardo. Ci sono tre livelli di pass, quello che costa di meno, quello intermedio e quello di più. Quello di più, insomma, o meglio, il pass costa sempre uguale, ma quello premium, ultimo livello, vi permetterà di prendere 1500 Chrono Crystal in più. Per questa volta costa 4,50€, quindi avete la possibilità di acquistarlo e prendervi queste 1500 Chrono Crystal in più che si vanno a maggiorare alle 500 che prendereste senza aver speso niente. Quindi ogni due settimane abbiamo 500 Chrono Crystal, ma dobbiamo portare a termine le missioni. Nel piano quello base, insomma, non c'è tanta difficoltà. Nel piano intermedio bisogna fare delle battaglie in PvE. Nell'ultimo piano, quindi il piano più, diciamo tra virgolette, un po' più complesso, dovete giocare delle partite in PvP e anche vincerle in realtà. Quindi sulla base di questo otterrete un quantitativo di Chrono Crystal. Ovviamente il piano più semplice vi darà molte meno Chrono Crystal rispetto al piano più complesso, quindi anche lì sta in base a come giocate voi. Quello è un modo molto buono per farmare Chrono Crystal, ovvio però dovete spendere già 4,50€, quindi si parla in questo caso di shop. Se voi volete essere totalmente free to play, non considerate l'ipotesi di spendere soldi, ma considerate solo l'idea di prendervi le Chrono Crystal gratuite ogni due settimane. Gratuite, ma dovete completare sempre le vostre missioni. Events, mission, quindi events, daily e Z mission. In realtà dalle daily si prendono pochissime Chrono Crystal quando le completiamo, ma fatelo tutti i giorni. Dagli events, ragazzi, c'è la, diciamo, sempre il succo maggiore delle Chrono Crystal, del farming del Chrono Crystal, delle Chrono Crystal, perché da qui, come vedete, c'è scritto main reward e vi dirà quanto sarà possibile farmare, quanta valuta sarà possibile farmare. Voi non dovete fare altro che entrare nell'evento e vedere che cosa vi chiede. Molto semplicemente, completate questo. Voi andate lì e lo andate a completare. Non c'è assolutamente niente di complesso. Legends Road di Gotenks, i personaggi Zenkai, ci metterete tanto tempo, ma sarà possibile farlo senza nessun tipo di problema, e i vari eventi. Per chi ha appena cominciato il gioco, ragazzi, ovviamente il problema è che non avrà tanti personaggi, quei personaggi non sono ancora stellati, non sono ancora soul boostati, non avete tante energie, per cui la prima cosa assoluta che vi consiglio di fare sono le storie. Voi entrate qui su Story, avete la possibilità di farmarvi tutta la storia dal capitolo 0 fino, o meglio, dalla parte 1 alla parte 6, come vedete qui, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, senza, è il primo completamento ovviamente, senza spendere energie. Quindi se voi vi fate ad esempio parte 1 capitolo 7
e vedete le challenge quali sono da completare. Se le completate tutte alla prima botta vi prendete il massimo delle Chrono Crystal da qua e non avete speso energie. Se invece completate la prima volta e avete preso soltanto 3 Chrono Crystal e volete prenderne altre, da lì dovrete rifarlo e quindi spendere energie. Dunque, cosa vi consiglio? Mettetevici un pochino, impegnatevi un pochino, vi fate ogni stage, o almeno finché non vi annoiate, ogni stage il più stellato possibile, dove sono semplici le richieste dello stage stesso. Se no, prendete, andate sparati e vi farmate un sacco di Chrono Crystal. Questo è innanzitutto il metodo più semplice, perché poi il metodo un po' più complesso all'inizio sono riguarda gli eventi. Gli eventi come ad esempio le Ultra Space Time Rush danno 500 Chrono Crystal in totale. Voi l'ultima sicuramente non riuscirete a farla, ma anche la quarta avrete qualche difficoltà e quindi già si riducono di un po' le Chrono Crystal. Cercate di ottenere più personaggi possibili e ogni giorno li andate ad allenare con i Let's Fight, in modo tale da fargli salire il livello e piano piano riuscire a fare un po' tutti gli eventi. Quindi, dove sta la cosa bella? La cosa bella sta che voi vi fate l'evento, ad esempio, vi andate a fare l'evento di Vegito, questo qui, lo completate, ogni volta vi darà una challenge e vi fate tutte Chrono Crystal da qua. Dopodiché, nelle mission, quelle che abbiamo visto all'inizio, cioè menu mission, troverete il rispettivo, diciamo la rispettiva entrata di ulteriori Chrono Crystal in base a quello che vi dà l'evento, diciamo, quindi la reward dell'evento. Dunque, prima si fa l'evento e poi si vanno a prendere le missioni, o meglio, si vanno nelle missioni, si vede cosa si deve fare e poi, dopodiché, si va a fare appunto l'evento stesso e ritorniamo a prenderci le Chrono Crystal. Tutto molto semplice, quindi sugli eventi non c'è alcun tipo di dubbio. Sulla storia stesso discorso, qui andiamo a fare gli Zenkai piano piano. Completando la storia ci prenderemo le varie Chrono Crystal, da qua ragazzi non c'è grande roba da prendersi come crono, quindi siamo abbastanza tranquilli. Special, anche qui ci sono delle cose buone per prendere le Chrono Crystal spesso al primo completamento. Ad esempio, se noi andiamo qui nella Legends Road di Gotenks e andiamo ad esempio su Super Buu, il suo evento, come reward la prima volta ci prendiamo ben 100 Chrono Crystal, che di sicuro male non fa. È un po' così e per tutti gli eventi. Un'altra cosa, present, soprattutto adesso che ci stanno regalando Chrono Crystal, aprite e vedete se vi sono arrivate cumulate determinati quantitativi. Lo potete controllare subito, basta vedere se ce li avete, andate su accept e ve le andate a prendere. Molto molto semplicemente, questa è una cosa che dovete controllare sempre. Fate attenzione perché su Chrono Crystal, Dual Coin, SP Medals c'è un limite di 30 giorni. Se non li scattate entro 30 giorni, ahimè ragazzi, non potete più recuperarle in alcun modo. Un altro metodo, ragazzi, non tutti lo conoscono, co-op exchange shop. Ogni volta che completiamo delle co-op lo dobbiamo fare almeno 3 volte al giorno, perché ci prendiamo le dual coin di base che sono 20 più altre, o meglio 100 giornaliere più 20, perché stiamo facendo una co-op senza amici, quindi cerchiamo nel globo, quindi sono ben 360 dual coin al giorno che dovete farvi assolutamente. Quindi voi fate 3 co-op al giorno, quelle limite, le vincete e vi fate 360 dual coin. Qui è possibile ogni 2-3 settimane, in base a quanto dura la coop, è possibile prendere ben 300 Chrono Crystal, che insomma non sono tante, io infatti non le prendo mai, ma per chi volesse potrebbe essere un altro ingresso molto semplice. Exchange Shop, spesso da qui si possono prendere Chrono Crystal in base agli eventi. Ad esempio Golden Showdown, adesso se andiamo a giocare in PvP, quando andiamo a vincere, o in teoria anche giocare ma ce ne danno di meno, ci daranno queste medagliette dorate. Con queste medaglie dorate, quando c'è il Golden Showdown, andiamo a prendere con l'exchange shop appunto rispettivo, andiamo a prendere delle Chrono Crystal. Ma non solo in questo caso con il PvP, spesso ci sono degli eventi veri e propri che ci permetteranno di ottenere, ad esempio nei raid, 1000 Chrono Crystal. Quindi ragazzi, i metodi sono sempre, non c'è niente di segreto, niente di nuovo, sono sempre gli stessi, però bisogna soltanto fare ordine. Cosa consiglio al nuovo giocatore? Vedetevi le varie sezioni una alla volta, imparate cosa ci sia in quella stessa sezione, così da potervi muovere. Ad esempio, menu, exchange shop, dove stavamo adesso? Allora clicco su Legends Road, vediamo, ci sono Chrono Crystal? No. Qui ci sono solo farming di risorse. Bene, andiamo sul secondo, qui ci sono Chrono Crystal? Beh, qui non ci sono Chrono Crystal, ok, c'è farming di risorse, torno indietro. E mi vedo così tutto quanto. Piano piano le cose tornano sempre allo stesso modo, quindi non vi preoccupate. Però ragazzi, mi raccomando, dovete sempre, per qualsiasi dubbio, venirmi a cercare sotto nei commenti, su Twitter.
sito Viola, su Telegram, su Instagram, mi venite a cercare dappertutto in modo tale che io possa darvi una mano e fugare qualsiasi vostro dubbio. Un altro modo per andare a guadagnare e ottenere Chrono Crystal è quello di andare in PvP e raggiungere determinate top. In base al periodo, quindi in base alle stagioni PvP, di solito quella standard è top 15 abbiamo 500 Chrono Crystal, top 10k, si parla di top 15.000 e top 10.000, si prendono 1.000 Chrono Crystal, e top 20.000 mi pare che siano 200, quindi in realtà già ogni due settimane arrivare in top 15k, che non è per niente difficile, ci permette di avere 1.000 Chrono in più ogni mese, e sicuramente questo non è un male. Tra l'altro ci prendiamo delle missioni, delle reward per le missioni annesse al PvP, e sicuramente è tutta roba che andiamo a guadagnare. Un altro metodo che vi consiglio enormemente per guadagnare Crono è quello di fare il soul boost ai personaggi, perché direte, beh, molto semplice, mission, Z mission, se noi andiamo a fare unlock i boost panels, praticamente ci prendiamo un botto di Chrono Crystal una volta sbloccati i pannelli. Ad esempio, 100.000 pannelli sono ben 10.000 Chrono Crystal. E che fate? Le buttate via? Assolutamente non li buttate via, però è sicuramente difficile, ci vogliono un po' di risorse, delle risorse che è difficile da ottenere così, in così tanta quantità da fare 100.000 pannelli. In ogni caso, voi basta che prendiate il vostro personaggio e gli fate il soul boost qui sotto, tenete premuto soul boost, andate a potenziare i pannelli e lì li andrete a sbloccare, così da farvi un quantitativo abbastanza buono di Chrono Crystal se mai dovessero servirvi. Un ultimo piccolo appunto, ragazzi: andandovi a fare la storia e completando sempre più stelle, quindi completando sempre di più le varie challenge di cui parlavamo quando abbiamo parlato del completamento della storia, andrete a sbloccare sempre più missioni per questa parte, appunto, di Charlotte, dove dice completa 2500 challenge nella main story. Quindi voi completate le varie stellette e vi danno 100 crono, vi danno altre 100, ve ne danno altre 100 e via, e così via, fino ad arrivare a uno sblocco praticamente totale di 4500, se non ricordo male, no, 4000. E invece gli equipment, l'amicizia dei personaggi, questa è davvero molto complicata, quindi forse per il momento è proprio presto per voi. Bene ragazzi, spero di non aver dimenticato nessun modo per farmare Chrono Crystal. È il momento adatto per mettersi sotto e farmare il più possibile, perché la grande batch sta per arrivare. Qualsiasi dubbio, qualsiasi Courage, mi raccomando, scrivetemelo sotto nei commenti che io rispondo, e così posso migliorare sempre di più il contenuto. Ciao ragazzi!